Finita la Coppa Italia 2014-2015, HSM trionfa 5-4 contro l'Enonei, ma abbiamo... Sì! Argenio e Gramolelli. No, è Gramolelli, quella lì è Gramolelli. Sì, sì. Gramolelli che... È l'esultanza, l'esultanza. Esulta con la coppa in mano, speriamo che non faccia come Sergio Ramos che la butta. D'Argenio, sì. Dunque, oltre ad aver fatto un gol sensazionale, anche se sembrava al primo tempo che fosse l'unico della vostra squadra, primo tempo finito 4-1, poi cosa è cambiato nel vostro atteggiamento per recuperare questi tre gol di scarto e vincere poi 5-4? Allora, io penso che sicuramente oggi abbiamo giocato con tanto cuore e tanto orgoglio, loro erano così bene, era difficile trovare gli spazi, infatti il primo gol è stato trovato appunto da un tiro fuori perché ci abbiamo creduto, abbiamo riaperto la partita col terzo gol, loro hanno mollato un po' ed è andata così, mister Nonema ha detto che gli è mancata un po' di esperienza, quell'esperienza che invece è tipica di HSM, è tipica di una giocatrice come Moselli che soprattutto non si è lasciata abbattere dopo i due gol sbagliati, poi ha segnato la tripletta che vi ha portato a vincere. È stata lei, ma è stato soprattutto il vostro gruppo a vincere, allora, questa partita. Sicuramente oggi abbiamo vinto la partita tutti quanti insieme, non c'è stata una singola che ha fatto la differenza, tutte abbiamo dato il 100% e ci abbiamo creduto fino alla fine. Io volevo fare un appunto, fare complimenti al loro portiere, che credo se non fosse stato per loro un 3-4 gol li avremmo fatti, no? Sì, avete dovuto togliere le ragnatele per segnare. Esatto, per è stato veramente difficile battere quel portiere, veramente forte. Ultima postilla, anche perché non è l'unica finale che ci sarà, perché settimana prossima vi attende la finale della Serie A. Assolutamente, adesso stasera ci godiamo questa vittoria e poi da domani penseremo a battere le puntate il dado. Altra squadra fortissima. E dunque un ringraziamento ad Argenio, complimenti per la vittoria finale e buona doccia. Grazie. Ciao. Ciao.